che possa essere ripetibile, no? No, dico per Cannavaro, ovviamente, insomma. Cioè. Ah, per Cannavaro, cioè, vabbè, Cannavaro. Le chiedevo proprio di Fabio Cannavaro. Per Cannavaro fece un mondiale, era una macchina da guerra, non sbagliava assolutamente niente, era in una forma fisica e mentale eccezionale. Diciamo che Marcello Lippi ha dato del suo, ecco, nel riuscire a creare non una squadra, ma come diceva lui e come dice tuttora lui quando ricorda questi splendidi momenti, a creare la squadra. Ecco, lì veramente c'erano dei meccanismi perfetti che erano evidenziati non soltanto da noi, ma anche dagli altri. Vorrei chiudere con una chiosa, tanto per drammatizzare un po'. Quando finì la semifinale, io rimasi un pochettino sulla panchina a pensare la fortuna che avrei avuto nella mia vita professionale di poter fare una finale mondiale, e quindi in ritardo raggiungi le scalette dello spogliatoio e lì ritrovai stranamente Klinsmann, l'allenatore dei tedeschi, i famosi bianchi che non avevano mai perso nello stadio di Dortmund, e io conoscevo Klinsmann, ci siamo visti e chiaramente ero molto in imbarazzo e gli dissi: guarda Jorge, dirti che mi dispiace non riesco a dirlo, per te umanamente sì. Lui mi ha guardato, mi ha abbracciato e mi ha detto: non ti preoccupare, ricordati, siete più forti. In quel momento mi resi conto che forse avremmo potuto vincere il mondiale. Castellacci, quel mondiale ha rischiato le botte. Grazie. Perché lo voleva picchiare Gattuso. Addirittura. Sì. Gattuso, quando lui disse a Lippi: guarda che c'ha 2 centimetri di lesione muscolare, Gattuso vide il gesto, lo rincorse e disse: non vi permettete di non portarmi che mi appendo al pullman, è vero professore? No. Sì, no, è vero che lui non aveva 2 centimetri, ma molto di più, ma io l'ho voluto portare, Marcello Lippi l'ha voluto portare, io l'ho portato perché si chiamava, che si era Ringhio, perché se non fosse stato lui, col suo carattere, la sua personalità, la sua perspicacia, non l'avrei mai portato al mondiale. Soltanto grazie alla sua forza e volontà lui è riuscito a fare un mondiale e a vincere il mondiale. E di questo lui mi ha sempre ringraziato. Gli voglio un bene dell'anima e spero che faccia tantissimo bene al Napoli. Grazie dottore. Ma Umberto, adesso sono io che voglio picchiare te se non mi fai salutare. Professor Castellacci, vi ringrazio, professore, la ringrazio per essere intervenuto in diretta qui con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro.